È qui con noi, ed è un grande onore per noi averlo qui, come sempre, il dottor Giuseppe Di Bella, che ha il merito di portare avanti e approfondire gli studi del padre. E anche lui oggi ci dirà qual è il suo pensiero sull'attuale informazione sanitaria. Grazie. E faccio i miei complimenti al professor Mastrangelo, perché ha fatto una brillante relazione. Sì. E ha avuto il coraggio di denunciare tutta una serie di verità che sono accuratamente nascoste. Ne approfitto per aggiungere un piccolo particolare, a conferma di quanto diceva il collega. E ci sono affermazioni adesso anche di un Nobel, si chiama Shekman, il quale, parlando di impact, ha detto delle cose durissime, ha spiegato come viene falsificato l'impact delle riviste e ha spiegato come le multinazionali hanno già comprato la maggior parte delle riviste scientifiche, non solo, ma anche spiegato i meccanismi del ricatto, per cui deve essere pubblicato unicamente quello che favorisce il fatturato, deve essere censurato e rifiutato sdegnosamente quello che mette in crisi il fatturato. Relativamente ai riferimenti a Linus Pauling, personaggio non ha bisogno di presentazione perché è notissimo, e alla famosa monografia di Ralph Moss, Questione di chemioterapia, sono delle verità sacrosante. Quello studio non poteva funzionare per lo stesso motivo per cui non poteva funzionare la sperimentazione della cura di Bell, perché hanno arruolato pazienti chemio-radiotrattati in condizioni terminali non più responsive alla terapia. Mancavano i presupposti base elementari per una risposta terapeutica. Questo vi fa riflettere su un punto, sulla malafede del sistema. Ma da cosa è formato questo sistema? Questo sistema è formato da circoli di potere fra di loro collegati, sia a livello nazionale, parliamo degli Stati Uniti, sia a livello internazionale, parliamo di circoli che regolano l'impact, ma qua è un impact diverso, lo chiamano rating, quelli delle grandi multinazionali, dei sistemi bancari, dei sistemi che manipolando il fatturato, i bilanci delle varie nazioni riescono a ricattarli al punto tale da dettare una linea politica coercitiva tramite determinati vincoli, determinate valutazioni internazionali. L'aspetto qua assume una particolare gravità e drammaticità, perché qua si parla della salute. Ora, l'inquinamento a questo livello ovviamente ha degli effetti micidiali e delle cascate che sono inimmaginabili. Si ipotizzava che almeno ci fosse un'oasi, una zona rispettata da questa logica perversa per cui se il fatturato, il potere, il denaro, il resto conta meno di niente. No, assolutamente no, non si sono fermati di fronte a niente. Gestiscono con qualsiasi mezzo, qua Ippocrate ha perso domicilio, non esiste Ippocrate, assolutamente. Quello che la gente però ancora non ha colto è che questi hanno pianificato da decenni, non da anni, da decenni, un percorso. Un percorso che contemporaneamente è stato politico, è stato sociale, pseudo-filosofico, pseudo-etico, ma li hanno portati avanti insieme. Uno dei motivi per cui la terapia di mio padre è stata così osteggiata, così odiata, con delle rabbie viscerali, è stato che gli è andato a inceppare questo sistema. Qual era il sistema? Il sistema, pensate sempre a finalità commerciale, è quello di avere un mercato del farmaco, un mercato assolutamente inattaccabile. Per cui deve essere gestito secondo dei criteri che non hanno nulla di etico, nulla di medico, nulla di scientifico. Devono fare fatturato. Per fare questo cosa bisogna fare? Bisogna azzerare la libertà del medico di prescrivere secondo scienza e coscienza.
perché se il medico è libero di prescrivere non possono realizzare questo sistema. Allora cosa bisogna fare? Bisogna creare delle istituzioni che impongono una terapia, bisogna instaurare una sorta di dittatura terapeutica. Per cui loro fanno i prontuari, sono delle istituzioni vincolanti. Tu medico di base puoi prescrivere, ma puoi prescrivere in base al prontuario. Tu medico ospedaliero puoi prescrivere, ma in base al prontuario. Per cui loro predeterminano delle linee obbligate di terapia, per cui per ogni tipo di patologia c'è una scelta predeterminata che il medico è costretto a seguire, perché adesso il controllo è diventato totale e capillare, lo controllano perché deve prescrivere a livello informatico, perché controllano. Qual è l'aspetto critico? Che il medico non può prescrivere in base alle evidenze scientifiche. Cos'è l'evidenza scientifica? Quando una ricerca scientifica è arrivata a un punto tale da non poter essere contestata, ha una logica scientifica, matematica, un riscontro clinico, per cui è inattaccabile, allora si parla di evidenza scientifica. Io oggi dove trovo le evidenze scientifiche? Le trovo sulla banca dati mondiale ufficiale, pubmed.gov, pubblicazionimediche.governativo. Lì voi trovate delle riviste, come diceva il professor Mastrangelo, delle riviste con bassissimo impact, che vi portano dei lavori di un eccezionale interesse scientifico. Delle riviste che vi portano assolutamente delle robe che sono inconsistenti da un punto di vista scientifico, però presentate. Probabilmente, come è successo in finanza, in politica e come sta succedendo in medicina, siccome una delle caratteristiche di questo sistema di potere è il classico del loro carattere, perché hanno un carattere, hanno una loro filosofia, una loro personalità, una loro mentalità che va studiata, non hanno il senso del limite, non gli basta mai, non gli basta mai, non si fermano mai. Lì stai cominciando a verificarsi il punto di rottura. State attenti. È la stessa cosa che sta succedendo nella politica internazionale. Sono gli stessi che le gestiscono. È lo stesso che sta succedendo in finanza. In quella truffa che hanno chiamato Unità Europea, nell'altra truffa che hanno chiamato Euro, sta succedendo la stessa cosa. A un certo punto deve emergere per forza il disastro, deve emergere per forza la truffa. In campo medico cosa è successo? Hanno imposto una prescrizione coercitiva di farmaci in base al prontuario. Questo poi, in fin dei conti, prescinde non solo dalla letteratura, ma anche dalla logica, prescinde dalla razionalità. Vi faccio alcuni esempi banali. La terapia del tumore oggi è fallimentare, perché non esiste. Se voi andate su quel portale che vi dicevo, pubmed.gov, oppure se andate sul sito dell'Istituto Nazionale del Cancro, National Cancer Institute, è diviso adult treatment per bambini e adulti. Li vedete per ogni tipo di tumore, ogni cura che fanno, semplice o associata, ogni risultato che ottengono, l'aspettativa di vita e la mediana di sopravvivenza. Potete vedere una cosa interessante, non c'è un caso, attenzione, uno, di tumore solido guarito da terapia medica, non ce ne sono. I tumori non solidi sono leucemie o linfomi, che sono forme di passaggio. Ma oggi la terapia medica del cancro non è in grado di guarire un tumore. Ma l'informazione che passa al pubblico non è questa, vero? Continuamente ci sono dei riti televisivi, delle celebrazioni, ci sono le giornate della vita, ogni 5 minuti c'è una scoperta nuova. Se la 1/100 parte fosse vera, quest'ora avrebbero risolto il cancro chissà da quanto tempo. Cosa fanno? Vi propongono come scoperta un fatto settoriale, una linea di segnalazione, una reazione biochimica. Ma manca la globalità, questa è una vita diversa, è una biologia diversa. Ma quando mi vanno a individuare il blocco di una linea di segnalazione, proteinchinasi o tirosinchinasi, una,
Basta soltanto la capacità immensa e sottovalutata, ancora altissima, mutagena del DNA neoplastico per farlo fuori subito. Appena voi fate un ostacolo, ponete un ostacolo, con la prima mutazione la cellula tumorale lo inattiva. Va benissimo, per quanto tempo? Quante cure ci sono che sono efficaci, ma per quanto? Per quanto tempo? Ora, quello che manca come applicazione base nella terapia del tumore, e che mancherà finché non vorranno fare una terapia scientifica, etica, morale, medica, ippocratica, mancherà, risalire a quegli elementi basilari, ai pilastri della terapia del tumore. Bisogna agire su una biologia, non è una malattia, è una vita diversa. Ma per capire la biologia tumorale bisogna capire la biologia normale, la fisiologia, la biologia fisiologica, la biologia generale, le regole generali della fisiologia, le regole generali della biochimica, le regole generali dei metabolismi. Finché non si parte da quello, il fallimento è assicurato. Ma la visione non può essere settoriale, deve essere una visione globale. Ci sono delle reazioni deviate dal cancro che vanno riportate nei limiti della fisiologia. Ma non può essere un farmaco, deve essere un intero contesto. La vita si articola su equilibri biologici, ma questi equilibri biologici non sono altro che il passaggio continuo fra energia e materia. Il passaggio fra energia e materia può essere, può consentire la vita solo se è realizzato in tempi e in frazioni minime, continuamente bilanciato per realizzare questo equilibrio. Senza equilibrio biologico non esiste la vita, è alterato nel tumore. Le vitamine, di cui ancora non c'è una applicazione farmacologica e clinica, sono il cardine, perché cosa sono? Sono il punto di passaggio fra energia e materia. Ci sono delle vitamine che loro non impiegano, se non in casi eccezionalmente rari. Tra parentesi, il professor Di Bella fece fare a un suo allievo, oggi superato abbondantemente i 90 anni, una tesi di laurea in chimica sull'acido retinoico, però parliamo del 49. Nel 50 questo si laureò in farmacologia e fece la tesi anche a mio padre, sui fattori di crescita, se ne sono accorti adesso. Per cui sull'acido retinoico hanno 60 anni di ritardo, non ha ancora capito niente. Lo usano in certe forme di leucemia monocitica. Ma cos'è l'acido retinoico? L'acido retinoico è la base del differenziamento cellulare. Ora, gli elementi che ancora l'oncologia cerca, ce li ha sotto il naso, che cosa sono? Sono delle sostanze che hanno una tossicità differenziale, che cosa vuol dire? Sono tossiche per la cellula tumorale, sono vitali per la cellula sana. Ci sono, ma non le hanno capite. E seppure qualcuno le ha capite, non le usano. Abbiamo pubblicato un mese fa, grazie a una rivista che ha un merito immenso, questa rivista l'hanno massacrata, l'hanno diffidata perché pubblicava i nostri lavori. È stato contattato l'editore della rivista, gliene hanno detti tutti i colori. Da quando abbiamo pubblicato il primo lavoro a oggi, ha avuto una discesa verticale dell'IM, gliel'hanno fatta pagare a prezzi altissimi. Ma continua a pubblicare questo, continua a pubblicare, perché avevano fatto un blocco, non si poteva pubblicare. Il lavoro di Bella è spinto immediatamente, il referì. Questo cosa ci ha pubblicato? Ci ha pubblicato delle statistiche per cui oggi abbiamo pubblicato molti lavori, non solo quello, anche con qualche altra rivista che poi ho avuto il coraggio di affrontare questa situazione. Questi lavori pubblicati, ci sono i primi casi risolti clinicamente, sono gli unici della letteratura. Tumori solidi guariti senza operazione, senza chemio, senza radio. Come? Con un concetto biologico, fisiologico della terapia. Perché? Perché un tumore esista e prolifici e si diffonda localmente o a distanza, utilizza un asse ormonale, adesso incominciano a parlare di asse ormonale, ormone della crescita, prolattina, IGF-1, il più potente fattore di crescita. Questo è il cardine proliferativo. Poi il cielo tumorale ha riattivato il sistema dell'evoluzione, il programma dell'evoluzione naturale.
Ci sono lavori di Israele, Lucien Israele, grandissimo oncologo francese, presidente onorario della nostra società scientifica, della nostra fondazione. Gli studi non sono stati valorizzati. Lui ha messo in evidenza come il sistema della mutazione della cellula tumorale non è altro che il sistema che la cellula tumorale ha riattivato perché c'era un repressore trascrizionale che impediva alla cellula sana di mutare, viene rimosso dal cellulo tumorale, è micidiale, l'aspetto micidiale del tumore è questa, la capacità di superare ogni blocco, ogni ostacolo, come cambia il suo DNA, lo adatta a diventare resistente a ogni sostanza tossica che noi gli mettiamo, da, lo supera, supera tutto. L'aspetto micidiale è questo, ma sono gli studi di Radman, un biologo, valorizzati e integrati poi da Israel. Allora cosa bisogna fare? I due obiettivi che ancora l'oncologia non persegue sono il blocco della proliferazione, bloccando che cosa? Bloccando gli elementi cardine della crescita, cosa sono? Ormone della crescita e prolattina, cosa fanno? La proteosintesi. Senza proteosintesi non cresce niente. Senza sintesi di proteine non c'è biologia tumorale o biologia fisiologica. La cellula tumorale cosa fa? Ha una proteosintesi che è esplosiva, varia a seconda del tipo di tumore, a seconda dell'indice proliferativo, ma è enormemente superiore a quella sana. Cosa utilizza? Quest'asse ormonale, cosa devo fare? Devo impedirgli di utilizzarlo. Questo è il razionale di impiego della somatostatina, impedisce alla cellula tumorale di utilizzare questi elementi base, è in coppia con la prolattina. Stanno confermando tutto dalle terapie a livello molecolare. Adesso hanno scoperto che sulla superficie, sulla membrana cellulare, i recettori della prolattina e dell'ormone della crescita sono coespressi, sono interattivi e dimerizzano. Mandano degli impulsi amplificati sulla proliferazione cellulare. È una logica elementare. Se cresce con quello, deve impedire di usarlo. Tirano fuori delle scuse. Non si sa se sono più tragiche o più comiche. Ah, dice, ma non c'è il recettore in tutte le cellule. Come se l'ormone della crescita di GH avesse bisogno, e riuscirà che il recettore sia dappertutto. Perciò l'elemento base, cioè la spinta alla proliferazione neoplastica, non la considera. Vanno a guardare se dentro la cellula neoplastica c'è il recettore della somatostatina. Se non è lì, c'è, l'hanno trovato sempre nei vasi peritumorali. Non solo. Ma questa coppia di ormoni non solo spinge la crescita, ma attiva una cascata di molecole che sono formidabili acceleratrici, li chiamano fattori di crescita. Se voi usate la somatostatina bloccate tutto l'asse e tutti i fattori indotti alla crescita. Per cui c'è una logica che è elementare ed è semplice, una logica geometrica. Il mancato impiego di questo è gravissimo, da un punto scientifico e da un punto di vista etico. Per non utilizzarli, hanno fatto una truffa e l'hanno chiamata sperimentazione nel 98. Io qua ho portato alcune cose, ma probabilmente diventerà una cosa lunga, però vi do la possibilità di verificarle. Se voi andate sul nostro sito, Metodo di Bella, ci sono i riferimenti alla letteratura mondiale, ci sono i lavori per esteso, li potete trovare tutti questi qua. metododibella.org. Se volete trovare gli altri, andate su PubMed, pubblicazioni mediche, .gov, governativo, e c'è tutto quanto il resto. Vi parlavo prima dell'asse retinoico e degli obiettivi base. Quali sono gli obiettivi base? Tumore cresce a dismisura, devo agire sui meccanismi della crescita tumorale, su cui ancora l'oncologia non interviene, ma devo agire anche su quel complesso di reazioni micidiali che è la mutazione, perché il cervello tumorale acquisisce continuamente una serie di vantaggi per mutazione, e li trattiene, c'è una coppia, mutazione e selezione, è la coppia dell'evoluzione. Cosa devo fare? Devo agire sulle sequenze dei geni responsabili della mutazione. Devo inciampare il punto critico di questo sistema, quali sono? Sono i geni della mutazione. Come faccio ad accedere a quei geni? Hanno detto che la cura non era scientifica, benissimo. Andate su pubmed.gov, io le avevo portate ma diventa lungo, digitate retinoid in cancer, melatonina, vitamina D3, somatostatina, inibitore della prolattina. Vedete quello che c'è, 20.000 lavori sulla melatonina.
Ma su queste sostanze non solo si sa che agiscono a livello delle sequenze del DNA sui geni responsabili della mutazione, ma ormai si conosce l'iter biochimico e molecolare, perché hanno individuato recettori sia di membrane che nucleari. E come vi dicevo prima, la conferma dell'impostazione di mio padre ormai è capillare fino al dettaglio molecolare, perché hanno trovato a livello delle membrane nucleari i recettori dei retinoidi. Ce ne sono due, RXR e RR. Ognuno di questi ha tre sottorecettori alfa, beta e gamma. Sono la base della vita, perché passaggio fra energia e materia, ma sono gli unici che hanno tossicità differenziale. Cosa vuol dire? Sono tossiche per la cellula tumorale, ma sono le vitamine della crescita. Dice, tu gli dai le vitamine della crescita a uno che ha il tumore? Sì, perché sul suo tessuto sano, sulle cellule sane, sono vitali. Le rimettono a livello fisiologico e le mettono in condizione di contrapporsi alla biologia neoplastica. Nello stesso momento in cui metto in crisi la biologia neoplastica, perché i recettori dei retinoidi sono coespressi con quelli della vitamina D3 e con quelli della melatonina, dimerizzano, mi mandano degli impulsi amplificati alle sequenze dei geni che vanno a metilare, per cui mi vanno a metilare e silenziare i geni della mutazione nello stesso momento in cui mi fanno lo stesso servizio sui geni proliferativi, per cui sono anche citostatiche. Ma queste, se ci è pensato un attimo, sono la base della prevenzione, che loro non sanno e non vogliono fare. Per la prevenzione li tagliano a fette. La famosa attrice Jolie ha detto, facciamo una bella prevenzione, c'è la nonna col tumore, la madre, li togliamo. In un momento di entusiasmo, i seni, le ovaie e le tube, siamo a posto. Questo è il progresso. E allora cosa hanno in mano? Hanno un pugno di mosche. A che cosa sono arrivati? Hanno la fettatrice come prevenzione, la fetta è uno. Ma allora, tutta questa ricerca, finanziamo la ricerca, facciamo giornate della vita, 15.000 lavori sui retinoidi, il fatto che ormai conosciamo il meccanismo, a che cosa serve? Se voi meditate un attimo, si è creata una frattura drammatica tra la ricerca e la pratica. Quello che fanno non ha niente a che vedere con la ricerca scientifica. E il medico è costretto a prescrivere robe che non hanno senso comune. Se voi andate sul prantuario medico e andate a vedere le indicazioni della prolattina, degli inibitori prolattinici, non sapete se dovete mettere a ridere o a piangere. Ma è mai possibile? Arrivate a questo punto che è previsto l'inibitore della prolattina soltanto per gli adenomi ipofisari oppure per la montata lattea. Quando c'è un mare di confermi di ogni genere. Ma se io medico lo voglio prescrivere, non posso. Non posso perché? Perché il prontuario lo prevede unicamente per queste indicazioni. Per cui il medico di base può essere richiamato, dice, ma tu sei Monello, hai prescritto queste cose, quello che è un tumore della mammella, tu puoi scrivere solo per montata l'altro con una adenoma ipofisaria, lo posso neanche richiamare. Ma c'è di peggio. Per esercitare un controllo e una intimidazione maggiore, ultimamente cos'è passato? Un'esperienza generale. Che se un paziente se n'è andato all'altro mondo e il medico ha prescritto sui bandolini ministeriali, tutto sommato non succede niente di grave. È molto ben cautelato. Ma se è guarito uno prescrivendo al di fuori del prontuario, ma in base alle evidenze scientifiche, no. Se in quel caso succede in seno, ci sono alcuni esempi moderni, recentissimi di questi giorni. Noi abbiamo avuto due casi di due donne in cui era fallita completamente la terapia, come chiamano loro, di provata efficacia, la chiamano così. Una aveva un linfoma, gli hanno fatto tanta bella chemio, tanta bella radio, stanno bene per un po' di tempo, poi il meccanismo che vi dicevo c'è mutazione. Negli infomi qualche cosa fanno, sono cellule tutto sommato più labili come le leucemie rispetto a una cellula, un tumore solido che ha una base di impianto. Quando questa ha avuto una ricaduta importante perché? Perché la chemio può avere un effetto temporaneo, uccide un po' di cellule, più o meno. Ma cosa fa? Quelle mutazioni che io dovrei bloccare,
perché per ogni mutazione vengono selezionati ceppi tumorali, cloni tumorali, sempre più proliferativi, aggressivi, resistenti, tossici e mobili, viene esasperata a raffiche dalla chemio. Dopo chemio ci sono raffiche di mutazioni che coesistono con un'intossicazione e con una depressione immunitaria. Persone in un paziente intossicato e immunodepresso selezionano ceppi di cellule tumorali più resistenti e più aggressivi. Questo è il motivo per cui in letteratura hanno trovato un solo tumore solido guarito dalla chemioterapia. Queste due donne, una aveva avuto un plasmocitoma, poi mieloma, eccetera, eccetera. Aveva fatto un sacco di cose, trapianto, chemio, midollo, radioterapia, intervento, gli era andata a livello polmonare per mutazione. A un certo punto l'hanno salutata e dice adesso ci pensiamo, l'ho mandata a casa. È venuta in quelle condizioni, un'altra con linfoma, era in piena ricaduta, ancora giovane, in età fertile, meno di 30 anni. E mi ha proposto chemio ad alte dosi, trapianto di midollo, ma lì una donna è sterilizzata non solo, ma c'è un rischio di rimettersi la vita che ufficialmente è del 17%, in pratica è molto più alto. In queste condizioni hanno rifiutato, hanno fatto la terapia e si sono messi a posto. Hanno fatto ricorso, hanno ottenuto la cura. Sono andato avanti un po' di tempo, quella dell'infoma ormai era a posto. Per cui quando, su sollecitazione della ASL che ha fatto ricorso, nella sede successiva di giudizio gli hanno tolto la cura, quella con l'infoma era già a posto, quell'altra no. Avrebbe dovuto curarsi, però gli hanno tolto la cura. E le hanno condannate a risarcire quello che avevano ottenuto in prima istanza per curarsi. Quella a cui hanno tolto la terapia è morta alcuni giorni fa, perché per lei era una necessità vitale curarsi. Gliel'hanno tolta perché la ASL di appartenenza ha fatto ricorso, dice no, la terapia non funziona in base alla sperimentazione. E avevo portato anche qualcosa della sperimentazione, ci sono 11 cause di invalidazione. Hanno dato farmaci scaduti in 1048 pazienti, inquinati di acetone che è cancerogeno, senza temporizzatore, va fatto in 8 ore, l'hanno fatto in pochi minuti. E l'hanno fatta in pazienti chemio, radiotrattati, non più responsivi terminali. C'è una dichiarazione in commissione oncologica di mio padre che dice che la sua cura poteva essere sperimentata solo in pazienti, non chemio, non radiotrattati. Non solo, ma hanno messo come obiettivo, un obiettivo che è follia pure, in un paziente chemio radiotrattato, non più responsivo, con un'aspettativa di vita fra 11 giorni e 3 mesi, scritto da loro questo, avrebbe dovuto avere una riduzione del diametro del tumore del 50% in 3 mesi. Ma nessuno avrebbe accettato. Infatti mio padre non ha accettato e i protocolli risultano firmati in assenza di mio padre. Non ha accettato questi protocolli, non è stato messo a conoscenza di questa progettazione di oncologia, delle ricerche. Avrebbe potuto. Da che cosa si capisce? In commissione oncologica aveva fermato ed è verbalizzato. Sua terapia poteva essere, ci ricolleghiamo a cosa dice il professor Mastrangelo Di Paoli, pazienti chemio, radiotrattati, non più responsivi, aspettativa di vita fra 11 giorni e 3 mesi. Per farvi un esempio, quelli arruolati in Sardegna, tra l'arruolamento e l'inizio della sperimentazione, metà sono morti. Adesso li hanno arruolati perfettamente. Poi dice, la terapia non funziona. In base a questa sperimentazione, rifiutano la terapia persone che con la terapia si erano messe a posto. Non potevano sostenere le spese, per cui sono state condannate. Io ho fatto un articolo, diciamo, condanna per guarigione indebita. È un nuovo reato adesso. Nuovo reato. Per cui adesso ce ne sono parecchi. 2 giorni fa c'è stata un'altra guarigione in debita. Sì. E una poveretta, 4° stadio tumore della mammella, il collega sa che cos'è un 4° stadio tumore della mammella, c'era dappertutto. Era andato in un centro di eccellenza, mastectomia, chemio, radiotrattata, dopo un anno dappertutto. Linfonodi, ossa, fecondomizia e diaframma, ha fatto terapia. Tra parentesi, ci tengo molto a sottolineare, non è che tutti rispondono come questo, però in qualche caso risponde. 4° stadio nei trattati di oncologia è perso, non c'è niente da fare.
Bene, questo ha avuto una risposta obiettiva e completa, assenza di tumore, sono passati 2 anni e mezzo. In prima istanza gli hanno dato la cura, 3 giorni fa gliel'hanno tolta, perché la cura non funziona. Dice, ma come non funziona? Cioè, dice, la sperimentazione dice che la cura non funziona. Cioè, questo, per me, rimanendo nel tema di questa riunione, l'informazione in campo medico, l'informazione che vi danno, la cura non funziona. Qualcuno è convinto che sia fatta di erbe, cioè non funziona. Dice, ma perché? L'ha detto il Ministero, Istituto Superiore di Sanità, Consiglio Superiore, importantissimo, uno più importante dell'altro. Perciò se personaggi di questa postata dicono non funziona, viene, ma quello è guarito, dice, qua non importa niente. Il Ministero dice il contrario, scusa. Perciò tu gli devi, non gli puoi dare più la cura perché la sperimentazione, fatto da personaggi così eminenti, importantissimi, al vertice dell'istituzione, dice che non funziona. Il fatto che quello è guarito non importa niente è un fatto del tutto secondario. Anzi, potrebbe esserci un altro reato di lesa maestà verso personaggi così importantissimi perché uno li va a smentire, no? Logico. Vi faccio vedere un'ultima cosa perché ho approfittato troppo della vostra pazienza, della vostra cortesia. Questo l'abbiamo pubblicato poco fa, qualche settimana fa. Questa è la base della prevenzione dei tumori. Al di fuori di questo non si va. E non è contestabile. Se ci mettiamo a discutere, potete discutere quanto volete. Perché? Perché ci sono 3 retinoidi, vitamina E e vitamina D3. Le altissime concentrazioni di vitamine studiate da mio padre per una vita impediscono l'ossidazione dei retinoidi e ne incrementano l'emivita a punto tale da esercitare il massimo di efficacia di emivita e di biodisponibilità. Cosa succede? Succede che questi qua in circolo, insieme con quelle alte dosi di vitamina E di 3, mi vanno a portare a zero le reazioni ossidative. Ma senza reazioni ossidative non ci sono radicali liberi. E senza radicali liberi manca uno dei punti critici più gravi delle mutazioni, delle alterazioni cromosomiali. Ce ne sono una quantità, virus, batteri, i campi elettromagnetici, inquinamento anche atmosferico, non solo, ma c'è un inquinamento che è molto sottovalutato, che è quello radioattivo, sta aumentando enormemente la radioattività atmosferica, è un dato nascosto alla gente. Qualsiasi possa essere la causa del danno, se io creo delle membrane cellulari, perché il primo punto critico, queste sono le formule del ritmo, è tutto documentato scientificamente, da un punto di vista matematico direi. Questi doppi legami che vedete, questi sono la base della vita, sapete perché? Perché ogni volta che si apre uno di questi c'è la massima liberazione di energia. Perché sono così importanti? Perché sono le vitamine della crescita? Perché per la crescita ci vuole un'energia immensa. Ma mi spiegò mio padre che per l'ordine della crescita c'è lo stesso fabbisogno energetico. L'ordine della crescita ha un costo energetico altissimo. Come lo danno? La rottura di questi legami. Sono legami saturi. Fra 2 anelli di beta ionica, del beta carotene, sono una quantità di legami. Questi gruppi medilici, CH3, sono poi quelli che viene dato alla metilazione delle sequenze dei geni responsabili che vi dicevo. La vitamina F è il resto. Questa è tutta la formulazione per cui ho studiato questo nei minimi particolari. Beta carotene, per esempio, è una molecola immensa che ha 40 atomi di carbonio e 56 di idrogeno. E la riserva pronto uso, ogni volta che c'è un fabbisogno di vitamina si spacca in due. E la cede, da una parte la vitamina A, la xylophytol, dall'altra parte l'acido retinoico. C'è un lavoro che ha sconcertato del nord Europa. Hanno visto che il beta carotene alimentare, l'hanno studiato all'ovillo epidemiologico, abbatteva notevolmente l'incidenza di tumori. Bastava già solo il beta carotene, non tutti e tre. Con un'eccezione, nei fumatori dava l'effetto opposto, per cui grande sconcerto. Con questo tipo di soluzione, questo problema l'ho superato, e quello è un problema reale, sapete perché? Perché a livello polmonare c'è il massimo di ossidazione e perché il fumo
tre tipi di reazioni ossidative, sono il benzopirene, le reazioni ossidative, i prodotti della combustione e le nitrosamine. Per questo, sommato alla ossigenia polmonare, cosa succedeva? Che il beta-carotene non veniva speccato in due molecole, secondo la fisiologia, ma veniva clivato in tutta una serie di piccoli frammenti che potevano essere tossici e cancerogeni. Se però voi mettete un rapporto di questo tipo qua, per 2 grammi di beta-carotene mettete 1000 grammi di vitamina E, non esiste più niente del genere. Lo potete dare con sicurezza assoluta, non c'è nessuna reazione ossidativa e fa il suo iter metabolico fisiologico normale, fa la sua funzione, ma di prevenzione potentissima dell'immunità. Perché in farmacologia i retinoidi li chiamano vitamine anti-infettive, ma anche vitamine della crescita, ma della crescita fisiologica. Per cui l'unico che ha tossicità differenziale, tossico per il cervello tumorale, vitale per quella la melatonina, con vie metaboliche diverse, fa la stessa, identica, precisa cosa. Crea una situazione difficile per la cellula tumorale, è vitale per la cellula sana. Se volete fare l'unica prevenzione possibile dell'invecchiamento cerebrale, dell'arteria, invecchiamento cerebrale, è la melatonina. Invecchiamento è morte, seguito dalla morte. Invecchiamento cerebrale è apoptosi di cellule del cervello. La melatonina però, quella biologica, con legame di idrogeno, con adenosina, perché così viene assimilata e così viene utilizzata. Quel tipo di melatonina, non quella che ha registrato il Ministero, che grezza non serve un tappo di niente. Melatonina, come il nostro organismo metabolizza, a livello cerebrale, rende molto più difficile, molto più rallentata la morte della cellula. Allora di che cosa parliamo? Demenza senile, Alzheimer, Parkinson. Più mantengo un'alta concentrazione di melatonina e adenosina, motivo è semplice, melatonina e adenosina, scoperto mio padre, si stratificano su tre piani diversi, ma l'adenosina è la componente base dell'ATP. L'ATP è l'energia base della vita, adenosina trifosfato. Quando una cellula del cervello muore, manca di ATP, glielo porta dentro. Perché? Perché la melatonina passa dappertutto, con o senza membrana, con o senza recettore. La melatonina con adenosina è idrosolubile, passa dappertutto, dentro la cellula del cervello, veicola quello che manca di energia per riprendere la sua attività vitale, mentre crea una situazione difficile per la cellula tumorale. Più è alta la melatonina, più la cellula tumorale fa fatica a riprodursi. Più alta la melatonina, più è difficile prendersi un tumore. È documentatissimo. In alcuni tumori, come il retinoblastoma, cosa hanno scoperto? Che coesiste quasi sempre con cisti della pineale. Cosa fa la pineale? La melatonina. È uno dei punti critici. Il retinoma può essere congenito, ci sono o pinealomi o cisti della pineale. Una quantità enorme di malattie. L'abbassamento della melatonina portata dai campi elettromagnetici. Il campo elettromagnetico può indurre il tumore come? Abbassando la melatonina nel sangue. Poi c'è un rapporto matematico. E noi in questo lavoro, che è la base della prevenzione, ma è la base documentata e scientifica, abbiamo messo l'interazione, vedi qua c'è tutto quanto il meccanismo d'azione, poi alla fine l'abbiamo portato anche a livello, ecco questa che vedete è la membrana della cellula, attraverso questo passa tutto, cioè quello che entra nella cellula è quello che esce. Cioè la base della vita è la permeabilità che deve essere fisiologica della membrana. Questa qua è conservata dai tre retinoidi della vitamina E. Si inseriscono perché sono molecole apolari, la membrana della cellula è apolare. Si inseriscono perfettamente e la stabilizzano, la riparano dal danno dei radicali liberi. Queste sono le vie metaboliche, queste sono le vie dei retinoidi, queste frecce vi portano alla fine a che cosa? I due recettori tipici dei retinoidi, sono quei recettori a livello nucleare, quell'emicerchio sarebbe il nucleo. All'interno ci sono le sequenze del DNA, RR, RXR sono le due famiglie basi dei retinoidi, vanno proprio a bloccare quelle e anche le cicline. Le cicline sono quelle che attivano il ciclo cellulare, proliferazione.
Questa è la funzione della vitamina E, stabilizza le membrane cellulari, ha un effetto antitumorale potente perché fa emergere fosfodilcolina dalla membrana cellulare che attiva e richiama i macrofagi che aggrediscono molto meglio le cellule tumorali, fa da segnale per i macrofagi. E questi sono i tre recettori della vitamina D, della melatonina e dei retinoidi, sono espressi, sono insieme, cioè praticamente moltiplicano il loro meccanismo d'azione. Il lavoro è documentato dalla quantità di conferme bibliografiche. La stessa cosa è quello che abbiamo pubblicato sulla melatonina. Questo è quello che vi ho voluto trasmettere, vi ho voluto informare di un dato che è quasi sempre censurato. A un certo punto, oggi, noi abbiamo già degli elementi fondamentali in cui potremmo consentire a tanta gente di evitare delle tragedie, che poi coinvolgono delle famiglie, sono dei domino enormi. E se avete inventato un miracolo, no. Però si incomincia ad abbattere l'incidenza dei tumori, ma in maniera reale. Bisogna abbattere i radicali liberi, incremento la capacità immunitaria e disintossico. Questa eventualità, questo rischio, è matematicamente abbattuto. Se poi io lo do a un paziente che ha un tumore in atto, da una parte gli vado a potenziare tutte le reazioni vitali, dall'altra parte metto in condizioni la cellula tumorale a superare una serie di barriere. Se da una parte agisco sui meccanismi di crescita, inibendoli, andando a inibire gli elementi base della proliferazione, nello stesso momento in cui gli vado a inceppare il meccanismo della mutazione, posso creare delle reazioni e un equilibrio biologico ricondotto alla fisiologia, per cui in alcuni casi, ve lo ripeto, non è il miracolo, però in alcuni casi, presi inizialmente e senza chemioterapia, lei può arrivare alla risposta obiettiva completa, eliminazione del tumore, e stabile, senza intervento, senza chemio e senza radio. Questi voi li trovate con estrema facilità sulla banca dati mondiale ufficiale, digitale di Bella Giuseppe, tra parentesi io non ho fatto niente, un tubo di niente, non ho scoperto niente, non ho fatto altro che applicare i concetti di mio padre, raccogliere le statistiche, prescriverle e documentarle, perciò io non sono niente personalmente. Però li andate a trovare, sono 20 casi di tumore della mammella, ieri ne ho visti due, non operati, continuano ad andare bene dopo parecchi anni, 16 casi di tumore della prostata, abbiamo 55 linfomi. Oggi è molto più difficile perché lo Stato non passa niente, si devono pagare tutto. E con la situazione che c'è è molto difficile. Perché il prezzo dei farmaci, grazie ai nostri politici, è altamente speculativo. Cioè in commercio, in farmacia, il farmaco va col prezzo di un ministro. La sandostatina, per esempio, la somatostatina a lento rilascio, perché in Spagna costa 500 euro e da noi 1300? Data al ministro 1300 euro. La melatonina registrata dal ministero, 2 mg, costa enormemente di più del tipo più puro che esista, 99,1%, che oltretutto funziona perché è biologica. Cioè, come conclusione di tutto, bisogna che la gente prenda atto che si deve interessare della propria vita, del proprio futuro, e l'atteggiamento fino adesso che ha tenuto la gente di remissione, anche di, da una parte la gente demoralizzata non reagisce, non partecipa più, non reagisce, è un atteggiamento che porta a una situazione sempre più grave. Bisogna prendere atto che c'è una realtà e che bisogna modificarla, perché questi non si fermano e sono già arrivati a un punto che è veramente grave. Vi ringrazio.